Quello che state per ascoltare è una sintesi di vari testi di Connie Mendez che riguardano denaro e di principi per ottenere una grande abbondanza nella vita, manifestare tutto ciò nella vostra vita attraverso diverse tecniche di cui parleremo. Connie Mendez conosceva molto bene i principi dell'abbondanza, tanto che nel 1972 tenne una conferenza sull'abbondanza dal titolo Il potere di creare l'abbondanza attraverso la parte spirituale. Iniziò a spiegare che tutto ciò che pensiamo accade perché è il nostro atteggiamento che fa accadere le cose. Ciò che si pensa viene esternato. Stava tenendo una conferenza molto grande. Alcune persone non ci credevano. Connie scelse una persona a caso. Si trattava di una donna. Gli chiese: «Credi nel potere della manifestazione della tua immagine?» La donna rispose che le era difficile credere, anche se era una seguace di lei e dei suoi insegnamenti, e che stava avendo problemi finanziari perché uno dei suoi figli era all'università e lei non poteva permettersi di coprire tutte le spese che stavano arrivando. Così gli disse: «Non preoccuparti, non preoccuparti, non preoccuparti, ti aiuterò a manifestare l'abbondanza e i tuoi problemi economici spariranno». Le disse anche: «L'unica cosa di cui ho bisogno è che tu ti impegni qui. Ho bisogno che tu ti impegni qui, di fronte a questo pubblico e di fronte a me. Farai quello che ti dico di fare». La donna rispose che avrebbe fatto quanto chiesto e si sarebbe impegnata a seguire le indicazioni. La signora Connie Mendez gli disse: «Ripeti questa affermazione ogni giorno, più volte durante il giorno. All'inizio ti sembrerà molto strano, ma con il passare dei giorni e continuando ad impegnarti a ripetere questa affermazione, sentirai che è reale e saprai di essere arrivata a questo punto. Sentirai un senso di gioia e perfino di eccitazione. Dal momento in cui sentirai che è reale, allora le cose inizieranno a cambiare. I vostri problemi economici cesseranno di essere un problema perché saranno risolti in un attimo. Adesso vi svelo una lista di affermazioni potenti. Voglio che le memorizziate. Io sono la fonte di ricchezza che si esprime dentro e fuori di me. Io sono la fonte che vibra e si allinea con tutta l'abbondanza. Sono parte di questo mondo, abbondante e prospero, e per questo mi permetto di essere grato per la grande ricchezza di cui sto godendo oggi. Io sono la fonte della ricchezza che si è espressa nel mio sé interiore ed esteriore. Io sono la fonte che vibra e si allinea con tutta l'abbondanza. Io sono parte di questo mondo abbondante e prospero». La donna scrisse le affermazioni e fu concordato che avrebbe raccontato la sua testimonianza un mese dopo, alla prossima conferenza che Connie avrebbe tenuto. E così fu. Un mese dopo, tutti i partecipanti erano ansiosi di sapere che cosa era successo alla situazione economica di quella donna. Connie la fece entrare e lei, con tanta emozione, l'ha abbracciata forte e iniziò a piangere. Disse che funziona davvero. «Finalmente ho capito tutto». La donna disse che ogni giorno, più volte al giorno, ripeteva la lista che Connie le aveva ordinato di dire. Entro poco, la donna ha cominciato a sentirsi grata. Disse: «Sapevo che qualcosa stava cambiando perché ho notato quell'energia in me e questo è ciò che è successo. Avevo chiesto lavoro a 22 aziende e tutte avevano rifiutato. Da quando ho applicato questa tecnica, ho chiesto lavoro ad un'azienda che ha subito accettato la mia richiesta. Mi ha offerto un contratto a tempo indeterminato. È incredibile, ho i brividi tuttora, ma funziona. Per favore, abbiate fede
e siate grati che la vita vi darà tutto ciò che desiderate. Probabilmente, fin da quando eravate bambini, potreste aver sentito in casa vostra la questione del denaro e del costo di ciò che si poteva o non si poteva comprare. Oggi non si può, perché non si può, perché non ci sono soldi, dicevano i nostri genitori. Uno dei motivi più comuni e diffusi, comuni ragioni per cui le persone non ottengono ciò che vogliono, è a causa dell'incoerenza. Il pensiero ansioso deve essere eliminato. Io sono, disse Saint Germain, tutta la creazione e tutta la creatività. Così potente è la parola io sono, che mette in moto ogni attributo di Dio e che se lo lasciamo fermo, la manifestazione è veloce. Metti in ordine ora ciò che ti appartiene. Io sono la presenza di Dio nei miei affari, nella mia vita, in tutti i miei affari. A me, come figlio di Dio, non può mancare nulla, tanto meno il denaro. Io sono la ricchezza di Dio. Io sono la ricchezza e l'abbondanza di tutto ciò di cui posso avere bisogno. Ora che lo sapete, è importante che iniziate a usare immediatamente questi principi per aiutarvi a ripetere e memorizzare queste frasi. Fermatevi un attimo e pensateci. Avete già molto per cui essere grati.